Innanzitutto vorrei affrontare un argomento, anzi, prima vorrei dire che abbiamo giocato il miglior primo tempo da quando io sono alla Fortitudo, in termini di intensità difensiva, in termini di qualità di scelte, tenendo alto il ritmo grazie alla possibilità che abbiamo avuto di utilizzare 11 giocatori, perché oggi Marchetti forse ha rasserenato chi si preoccupava dei 15.000 euro, pubblicamente ovviamente. Chi si preoccupava dei 15.000 euro spesi per il suo tesseramento oggi forse va a dormire un po' più sereno. Diciamo. Anche Marchetti è stato utile nel costruire un vantaggio importante. Rispetto a questo vantaggio importante, io devo dire una cosa, perché questo commento che ha fatto Giorgio è quello che fanno spesso dei miei colleghi, cioè rispetto al fatto che la difesa della Fortitudo spesso e volentieri ha i limiti del fallo. Allora, due cose. La prima, Giorgio è stato assistente della Virtus Kinder Bologna che vinceva l'Eurolega sicuramente non facendo le toreade, nel senso di facendo passare la gente. Io ho giocato contro quella Virtus là. E tu uscivi dal campo con i lividi. E quindi io non faccio nient'altro che guardare quelli bravi, io non sono bravo, ma guardo soltanto quelli bravi e cerco di fare uguale. Non è un caso che grazie a questa difesa che Giorgio definisce ai limiti del fallo, noi nel primo tempo tiriamo 5 tiri liberi nonostante si segnino 53 punti e loro ne tirano 15, come giusto che sia, e non è un caso che il recupero di Forlì avvenga quando loro nel secondo tempo alzano l'intensità difensiva, superando la nostra in termini sia di qualità di organizzazione che in termini di intensità, e mandandoci in lunetta 20 volte nel secondo tempo. Quindi io non capisco per quale motivo tutti i miei colleghi si sorprendano, o si lamentino o commentino con un filo di amarezza quello che dovrebbero fare tutti, cioè difendere seriamente. Cosa che ha fatto Forlì nel secondo tempo, difeso seriamente, messo le mani addosso, come si deve fare, perché questo è uno sport di contatto. Come dissi già l'anno scorso al mio collega Marco Crespi, chi non ama i giochi di contatto va a giocare a pallavolo, mette una rete in mezzo e se la passa, bagger, sta roba, capite? Bene. E per arrivare a questo tipo di difesa bisogna lavorare duramente invece che parlare, bisogna lavorare, non Giorgio naturalmente che è arrivato qui da poco, ma bisogna stare ogni giorno là, mattina, pomeriggio, quando a luglio gli altri vanno al mare, noi siamo in palestra, e quindi giochiamo così perché lavoriamo il doppio di tutti gli altri. Questo acchiarimento definitivo di commenti che frequentemente sento sulla difesa della Fortitudo. Punto. Ultimo argomento, ed è l'argomento per il quale non vado via da questa partita contento quanto avrei potuto. Perché le difese che noi incontreremo da qui alla fine dell'anno, o contro squadre che lottano per la salvezza, e io auguro di cuore a Forlì di salvarsi, perché una piazza del genere, con uno sponsor del genere, non può essere persa così rapidamente dalla Pallacanestro Italiana per tornare nel gorgo infernale della Serie B. Ma da qui alla fine della stagione giocheremo o contro squadre che dovranno salvarsi, o contro squadre che dovranno entrare nei play-off. Quindi è presumibile pensare che da qui in avanti noi non giocheremo 20 minuti contro una difesa che mette le mani addosso come quella di Forlì, ma giocheremo 7 partite consecutive contro difese di questo genere. E in questo momento la cosa che ci manca, che ci è già mancata altre volte, che oggi abbiamo comunque migliorato, perché ho ricordato nell'intervallo ai giocatori che contro Iesi in casa eravamo più 18 a 7 minuti alla fine, siamo stati presi, così come con Recanati eravamo più 20 all'inizio del quarto quarto e siamo stati presi. Oggi non siamo stati presi, perché il distacco era enorme, perché lo sforzo fisico che Forlì ha fatto per recuperare, mettendoci le mani addosso, tanto quanto abbiamo messo le mani addosso noi a loro nel primo tempo, quindi non vedo cosa ci sia da lamentarsi, noi dobbiamo essere bravi a punire l'extra sforzo che una squadra contestata al proprio pubblico alla fine del primo tempo, o una squadra che deve salvarsi, o una squadra che deve entrare nei play-off, o una squadra che deve vincere il derby, farà nei finali di partita per superarci. E questa è una cosa sulla quale siamo ancora indietro, non molto indietro, ma indietro, perché non abbiamo la cattiveria agonistica di, come diceva il grande Trapattoni, giocare di rimessa, cioè aspettare che gli avversari sfoghino la loro energia e poi colpirli con azioni mirate come abbiamo fatto nel primo tempo. Io continuo a pensare che il valore morale
e lo sforzo che questa squadra sta facendo, che continuerà a fare a partire dal ritiro di martedì, che ovviamente sarà anticipato da un durissimo allenamento martedì mattina, prima di volare a Trapani, per fare un durissimo allenamento martedì pomeriggio a Trapani, quindi facciamo tutta l'Italia, dal nord a sud, per allenarci duramente la mattina e duramente il pomeriggio, per giocare questo tipo di pallacanestro, ma non per 20 minuti, ma per 40. Non ho altro da dire. Legion credo abbia fatto una piccola distorsione alla caviglia, l'abbiamo ironicamente preso in giro uno spettatore dicendo che la distorsione è arrivata a puntino, cioè prima della settimana di Trapani, dove credo lui abbia lasciato anche qualche fidanzata, ma anche lui troverà il modo di darsi da fare nonostante la caviglia, che credo non abbia niente di gravissimo. Il momento della tormenta, come l'avevi definito? Non c'è stato, nel senso che diciamo, ci sarebbe stato se loro fossero stati più bravi a ridurre lo svantaggio prima. Il problema è che mentre noi abbiamo costruito il vantaggio del primo tempo, giocando una pallacanestro difensivamente straordinaria, azzeccando tutte le scelte difensive che sono state applicate con grande qualità dai nostri giocatori e non concedendo sostanzialmente niente, e di conseguenza l'attacco è stato un attacco di grande lucidità, nel quale tutti hanno svolto un ruolo importante. Altrettanto nel secondo tempo siamo andati a segna tu che segno anch'io, tanto è vero che nel primo tempo, nel terzo quarto abbiamo finito 22-19, però io già mi sentivo in ansia. E anche i canestri che abbiamo, diciamo, concesso nel finale, quando sembrava che la partita fosse vinta, non vanno bene. Perché il problema è che non si può mollare, non si può essere soddisfatti. Primo perché non abbiamo fatto niente di speciale. Non dico a vincere oggi abbiamo fatto qualcosa di speciale, perché dico e ribadisco quello che ho detto in settimana ai giocatori e a voi, che questa era per noi, naturalmente molti scherzeranno, una volta con la Fortitudo di Fucca vincemmo una partita a Roseto, io dissi che era stata la più bella partita che avevo allenato in vita mia, con Mario Boni che faceva numeri incredibili, con Gregor Fucca che ne faceva altrettanti, tutti sorrisero, ma la realtà è che questa era la partita per noi più importante dell'anno, nel senso che venire qua contro la squadra ultima in classifica e perdere avrebbe significato rimettere in moto tutti quelli che sostengono che abbiamo speso troppo per Marchetti, che Knox andava tagliato a gennaio, che io non ho in mano la squadra, tutta questa interminabile valanga di cazzate. Ma il problema era che vincere non è sufficiente, bisogna vincere anche giocando con una certa qualità, cosa che noi oggi nel secondo tempo non abbiamo fatto. Riposarsi dopo tre vittorie di fila? Riposarsi? Non mi sembra il verbo giusto, ma sai, non danno continuità 12 squadre su 16 e di queste 4 che non danno continuità dal 2 escono al primo turno, quindi insomma, cioè, è come quando uno dice la pioggia ci ha penalizzato perché il campo era pesante, ma era pesante anche per quegli altri, quindi insomma no, non credo che sarà un grande problema. Vorrei essere dei tuoi giocatori, perché hai detto un riposarsi. No, è un massacro, gli ho detto uno spogliatoio adesso, domenica, settimana prossima è un massacro. Terza vittoria però nella quale esci contento a metà. Sì, perché non basta. Io mi auguro, perché il problema è che non siamo qui per passare il tempo o per pettinare le bambole, come diceva il compagno Bersani. Siamo qui per vincere il campionato possibilmente e quindi bisogna essere più severi con se stessi e con il gioco. Quando Nazareno Italiano prende un tecnico, è un coglione, lo potete scrivere, un coglione, capite? Perché non è possibile girare l'inerzia della partita perché tu devi far vedere a 4.000 persone che sei arrabbiato. A noi che tu sia arrabbiato non ce ne frega un cazzo. Tu alzi la mano, che tu abbia fatto fallo o meno, esci, non rompi i coglioni, entra un altro e abbiamo finito il discorso. Pom, la palla, tecnico, due tiri, palla a lato, canestro a tre punti, inerzia girata. Vaffanculo, capisci? Per una posizione privilegiata parlavi di 2.000 euro. Sì, certo, spero che glieli diano, anche 3. Perché i giocatori devono pagare quando fanno gli errori, e questo è un errore gravissimo. Perché quando uno pensa prima a se stesso che agli altri è inaccettabile. Ok ragazzi, posto. Arrivederci. Grazie.